Ciao a tutti cari ragazzi e ragazzi miei dolcini e benvenuti in una nuova puntata di Iole. Loletta. Chiamatemi come volete. Allora ragazzi, in questa speciale puntata, in questa nuova rubrica che finirà sempre prima e ultima puntata, vi farò delle scenette o comunque vi parlerò in generale di tipi da uscita. Quindi mi raccomando, divertitevi, cliccate poi alla fine il vostro amico, uno dei tre che farò, che bene o male vi corrisponderà insomma alla descrizione. E niente, tutto qui. Grazie per i nuovi iscritti, che non so da qui quando saranno, forse 100 veramente, a quanto pare ci sto arrivando. Se la telecamera si sistema, mi mette a fuoco, grazie. E niente, buon divertimento, ciao. Oh ragazzi, dimenticavo, esistono tre tipi di persone da tipi da uscita: a muzzo, a fissa o precisini, e l'equilibrista. Io mi differenzio molto in l'equilibrista, ma vediamo un po'. Allora, l'ammuzzo è un amico del preciso, a sua volta dell'equilibrista. Quindi l'ammuzzo e il preciso si incontrano per decidere la grande serata, non più del sabato sera, una volta si usciva solo il sabato sera, ma mentre lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica sera. Quindi un giorno qualsiasi della settimana serale. Via. Uè, uè, yo yo, fratello, ciao. E allora, stasera grande, usciamo, va bene? Ma usciamo che ci dobbiamo divertire. C'è proprio. Ne facciamo un giro, così. Insomma, una spacchiamo un po'. Ok, per me va bene, ma in generale, così per sapere, per farmi un'idea, come mi devo vestire, dove dobbiamo andare. Cioè così anche insomma un po' mi rego. No, non è che io voglio tutte cose precise quando usciamo, però neanche troppo a muzzo, cioè voglio delle piccole idee, degli spunti, che cosa dobbiamo fare in questa serata. Cioè dobbiamo andare in discoteca, oppure è soltanto una sembra uscita da pizza e poi andiamo a giocare a biliardo, è una serata al bar o al pub, che ne so. Cioè, va, come. Cioè, c'è una meta, ecco, dove dobbiamo andare, oppure. Bare, ma non hai capito? Compare, come ti chiami? Noi faremo tutto, lo sai cosa vuol dire tutto? Cioè, noi passeremo dalla passeggiata al lungomare, poi ci mangeremo una pizza, poi in osaccio, in niemo bar, poi giochiamo biliardo, poi che ne so, andiamo in Antartide e facciamoci un selfie con i pinguini, facciamo qualsiasi cosa, cioè questa sera sarà una serata pazzesca che tu non dimenticherai me, meta. Ma quale meta? Ragazzi, scusate se mi intrometto nella discussione sottostante, ma vorrei dire che io questa sera posso, allora, dalle 20:30 fino alle mezzanotte un quarto massimo, perché poi come Cenerentola devo scappare, devo andare a casa, che poi miei non vogliono, se ritardo soltanto un secondo in più. Lo so che ho 32 anni, però. Sapete come sono fatti i genitori, cioè. E quindi ragazzi, se voi mi dite delle cose esatte proprio, allora vi posso dire se per stasera ci sono oppure no, perché insomma, se io devo andare a giocare a biliardo mi vesto in un modo. Allora io ho diverse scarpe da tennis, ho anche le ballerine, poi c'ho. Allora, ciò, mi fate pensare. Sì, vabbè. Certo. Sì. Sì. Oh, ma che affari, senti, niniemo! Forza, avanti, partiamo! Si siete tutti in macchina? Avanti. Fulippa c'è. Tu idda magari, potremmo partire. Sono arrivata a 250! Oh, Maria! Attenta, così ci fa ammazzare, cretino! No, ma quale, ragazzi! Ah, mi sta vedendo che vi state cacando addosso, vero? Questa è l'ebbrezza della gioventù! Sì, e vai! Scusate, ebbrezza della gioventù! Avevo un tappato! Ora chi la paga?
Cioè, ci sono, cioè, carabinieri, la polizia che ne stanno fermando, giusto? È il prezzo della gioventù. Oh, qua paga la multa e cose, paghi tu, cioè, fammi capire, mettiamo una colletta. Ragazzi, ma ve l'avevo detto no, che è una grande serata questa. Cioè, non ve la dimentichete mai, tu non ti preoccupare. Ma poi mettiamo 50k. Ma invece un'altra cosa, oh! Ma non è che la fissa precisina? Che fine ha fatto? Oh! Ah! Ma che sta, non è la sua giacca? Pia, volavo! Ve l'ho detto che è una grande serata. Ragazzi, il video finisce qui, non so se vi è piaciuto o meno. Comunque in generale è questo quello che succede, cioè praticamente io come consiglio da darvi in generale nella vita è fate amicizia con persone simili a voi e al vostro carattere, perché non solo vi troverete male, ma potrebbe anche capitare una situazione del genere, spero di no. E comunque un incidente sbarra qualche altro impedimento, quindi fate amicizia tra di voi per piacere. Quindi diciamo sfasati qui sfasati, anche se poi vabbè, appunto alla fine ognuno cerca, diciamo, appunto il proprio simile. E niente ragazzi, spero che vi siate divertiti quando mi sono divertita io a fare questo mini video, non so se sarà mini, comunque sia un video. E quindi questo è il terzo video che giro praticamente oggi. Non so quando metterò questo video perché sono il telefono infatti. Stavo dicendo, scusate, ma mio zio sembrava ad acchiappare il momento in cui io giro video. Voi che tipi di uscite siete fra questi tre? Quello super preciso, quello una via di mezzo, o il super pazzo yeah che deve fare a tutti i costi delle grandi serate bestiali di 5, 6, 10, 12 cose da fare nella stessa serata e alla fine ritornerete a casa alle 4 o alle 5 di notte? Con il cornetto ovviamente alla fine. Insomma, fatemelo sapere sotto sotto. In un commento vi saluto e vi ringrazio. Forza e coraggio, alla rimbaggio.